che cosa significhi scrivere come esigenza che a un certo punto uno sente di avere. Questo ragazzo scrive una storia per lei perché le scappa, gli scappa perché non ha mai sentito una necessità che in quel momento sente. Per carità, scrivere può diventare un lavoro e a chi fra voi, soprattutto i giovanissimi, può farlo, se già non lo fa, auguro di farlo, riuscire a farlo, eccetera. Se così sarà, sappiate che ne avrete i pro e i contro di ogni cosa che da passione diventa lavoro, cioè ci sarà un potere che un po' vi peserà perché diventa un mestiere. Però d'altra parte non c'è cosa più bella che fare quello che uno in qualche modo sogna di poter fare per sempre, perché è la passione della vita sua. Ad ogni modo, il senso di questa oretta passata insieme era questo: per riuscire a fare una delle cose più difficili che spesso ci viene chiesta nelle nostre vite oggi, ovvero parlare in pubblico ed essere performanti in pubblico, chi ama la lettura ha una marcia in più. Perché chi ama la lettura, l'avete visto, ci mette poco, anche davanti ad altre persone, a fare quello che quando sta da solo nella sua stanza a leggere sa fare naturalmente, perché l'ha imparato leggendo. Sprofondarsi dentro un teatro dando voce a tutte quante le voci che stanno dentro alla cosa che sta amando leggere, appassionarsi all'ascolto di una storia che qualcuno su una pagina ha evocato per me. Chi ama leggere ama questo, ama ascoltare delle storie la cui voce sta dentro delle pagine che siamo noi stessi ad evocare. Quindi una delle sfide apparentemente più difficili, e in vari contesti professionali in cui mi sono occupato di public speaking ho potuto notare che è così, una delle cose che si reputano più complicate in assoluto nel proprio mestiere è il momento in cui devo stare davanti a qualcuno a parlare. In realtà, se uno ha degli strumenti culturali, delle passioni culturali come queste, leggere per l'appunto, può vincerle con maggiore facilità. Tanto per dire che se con la cultura non si mangia, comunque con la cultura si possono giocare bene delle carte sulle sfide più complicate del nostro ingrato tempo. Grazie. Eccezionale, eccellente con te, questa chiacchierata è dovuta durare un'ora, ma io sono sicura che ognuno di loro non si sarebbe alzato nemmeno per le prossime 2 o 3 ore, quindi questa è una qualità che non è da tutti. Ancora un applauso. Storico di testimonianza della lettura e ci ha saputo coinvolgere alla grande. Adesso purtroppo dobbiamo portarlo via con noi perché c'è il momento del firmacopie per tutti quelli che hanno comprato il libro qui a Sanremo e dopo c'è la premiazione del concorso letterario di Casa Sanremo Writers. Complimenti a quanti parteciperanno anche con noi a quel momento. Ancora grazie Lino, complimenti e purtroppo vi chiedo, sono io la cattiva perché lui è disponibilissimo con tutti, di non bloccarci per foto e video, quindi scusatemi, scusatelo e...